Che cosa facciamo noi andando in montagna? Prendiamo misura. Perché l'alpinismo vive da 250 anni esclusivamente da una discussione, possibile o impossibile. E ogni giovane generazione è tentato di superare quello che i vecchi hanno detto impossibile. Però se io trovo dei trucchi per escludere o eliminare l'impossibile, l'alpinismo è finito, non c'è più questo gioco. Chi non capisce il ieri non può vedere il futuro. Meglio capiamo il passato, meglio possiamo vedere nel futuro. Per capire la storia dell'alpinismo bisogna specialmente andare a vedere le scarpe, perché le scarpe ci danno la possibilità di fare certe difficoltà o no. Quando sono entrato io in azienda, primi anni 70, erano scarponi principalmente, diciamo, con caratteristiche di tomaie robuste e resistenti, pellami pieno fiore, conci ancora naturali, però di tenuta all'acqua, suole rigide. Poi c'è stata l'esigenza di alleggerire e avanzava la tecnica d'arrampicata come arrampicata libera. E c'è stata necessità anche là non di andare direttamente su una scarpetta, ma una scarpa intermedia, trango, diciamo trango perché è stato il primo nome a questo tipo di scarpa. Nel 2002 venivamo dalla Trango in pelle, tutta in pelle, già un prodotto bello leggero, eccetera, però è un prodotto classico da montagna. A noi è venuto in mente, a me, a mio papà e a Giuliano, è venuto in mente di trovare una soluzione da offrire al mercato che doveva comprendere l'idea di alleggerire i modelli da montagna classici in pelle e proporre un modello più leggero, ma con le stesse caratteristiche tecniche. E ci è venuto in mente di utilizzare al posto della pelle dei materiali sintetici, da qui Trango S. Quando siamo entrati all'interno della sportiva, siamo entrati perché in quel momento preciso non c'erano delle persone specificatamente dedicate alla ricerca e sviluppo. Lì siamo partiti in due, perché poi la proposta che abbiamo fatto a Lorenzo è stata o tutti e due o niente, quindi siamo entrati io e Enzo assieme. I primi progetti dove eravamo noi che dovevamo gestire in prima persona lo sviluppo erano con la linea Trango. Volevamo un po' reinventare il prodotto, volevamo dare un contributo forte. Quando si è trattato di prendere in mano il Trango, effettivamente era scontato che si stava lavorando su qualcosa che aveva già iniziato una storia, insomma, e quindi aveva già una sua reputazione. E allora, un po' coi piedi di piombo, insomma, siamo andati. Poi li abbiamo lasciati da qualche parte i piedi di piombo, perché siamo volati abbastanza lontano.
abbiamo cambiato la forma, abbiamo cambiato le fondamenta, quindi suola, sottopiedi montaggio, abbiamo cambiato materiali della tomaia, sistema costruttivo, per cui abbiamo introdotto un sistema nuovo dove la tomaia era flessibile, cosa che fino allora non c'era. Abbiamo praticamente rivisto tutto dal punto di vista tecnico. Ne è uscito male perché, volendo rimettere tutto in discussione, non siamo riusciti a gestirne tutte le variabili. È uscito sicuramente leggero, però c'aveva dei limiti. Effettivamente ci siamo concentrati forse troppo sulla parte tecnica e abbiamo forse perso di vista a cosa serviva, a chi serviva e che utilizzo se ne faceva. L'esplorazione non sta in un punto fisso, l'esplorazione sta nel percorso e il percorso ti dà soddisfazione, ma ti può dare anche un momentaneo fallimento. È nella resilienza e nella perseveranza, se sei stato veramente visionario e intuitivo, che ottieni ciò che tu speravi. E alla fine essere resilienti in questo paga, se c'è costrutto, se c'è know-how. Quello che noi alpinisti facciamo è quasi antilogico. Noi andiamo dove la morte è una possibilità per non morire. L'arte è non morire ed è soltanto un'arte perché la morte è una possibilità. Però se riusciamo a sopravvivere e ritorniamo, ci sentiamo rinati. Difficoltà per me vuol dire porsi l'obiettivo di risolverla. Dobbiamo avere la difficoltà, altrimenti non andremo mai avanti. E questo è quello che ci porta a andare avanti col prodotto, con l'innovazione, con qualunque altra cosa, ma anche a livello personale, in famiglia, eccetera. Mio papà mi ha insegnato tante cose. Probabilmente la più importante è quella del rispetto alle persone. Le aziende nascono, si formano, crescono, eccetera, ma se non ci sono le persone all'interno non farebbero questa strada. Mi piaceva lavorare col Francesco e questo lo recupero ancora adesso, che non sono più di fatto in forza nell'azienda, che lui permetteva di lavorare. Lui ti dava una grande libertà, fiducia. Ammettere un errore può essere facile o difficile, dipende da che scopo hai, perché se lo scopo è quello di rispondere a delle esigenze e raggiungere l'obiettivo che ti sei posto, lo sai se hai sbagliato, è facile dire se ho sbagliato. Nel momento in cui abbiamo realizzato che c'era il problema, abbiamo anche visto la possibilità di migliorarlo. E è stato bello non aver sulle spalle il peso di un errore e quindi ci siamo rimessi subito con l'entusiasmo di voler far funzionare le cose a mettere a posto quello che non funzionava. Il concetto è rimasto come paletto, insomma. Ci siamo girati attorno cercando di cambiare tutto quello che si poteva cambiare. Quindi abbiamo dovuto rivoluzionare il prodotto, cambiarne addirittura il nome, quindi da Trango S è diventata Trango S Evo.
Da quel momento non abbiamo più avuto problemi, il pubblico, l'alpinista e tutto il mondo che ci girava intorno all'outdoor proprio era entusiasta di questo prodotto, perché era l'unico prodotto sul mercato così leggero che poteva dare quelle performance da scarpone da montagna pesante. Quando siamo riusciti col Trango a metterlo a punto, tutti copiavano, tutti l'avevano sulla scrivania. Era la rabbia del Francisco che andava avanti e indietro. Noi spendiamo un sacco di tempo, investiamo in soldi, in materiali, in ricerca, e gli altri prendono, tagliano e copiano. Io ci ho pensato su un po' questa roba qua, però ho detto, ma guarda che alla fine, no, metto la firma su un lavoro nostro. Chi copia rimane sempre dietro. Senza sogni non cresce un'idea. All'inizio c'è il sogno di giorno, poi c'è un'idea, una visione, e poi è possibile far crescere la realtà, la concretezza. È la creatività che mi dà la soddisfazione più grande, che la difficoltà fa parte del sogno, ma è una piccola parte. Se vuoi essere un innovatore, devi avere il coraggio di andare su sentieri diversi. La Sportiva è un'azienda che ha sempre avuto la schiena dritta e non ha mai perseguito percorsi aperti da qualcun altro. Già nella sua ubicazione è una perla diversa dalle altre. Per me personalmente è impensabile immaginare la Sportiva non in Val di Fiemme, fuori da questo territorio, principalmente perché il tutto è nato come una specie di formula magica all'interno di questa valle che è composta di persone particolari, di paesaggi particolari, di territorio, di cultura, di passione, che è una passione diffusa fra tutte le persone che la vivono e che collaborano in gran parte con l'azienda. Sempre e dappertutto l'ambiente ha fatto nascere una certa cultura, e secondo me la vita in montagna è una cultura a sé stante. Chi va in montagna, non soltanto da alpinista, anche da montanaro, impara velocemente a rispettare la dimensione della montagna. Se la Sportiva sarà ancora in Val di Fiemme tra 90 anni, non potrei scommetterci. Però, non so perché, ma penso di sì. I presupposti e l'impostazione mi direbbero di sì. Potrebbe esserci qua, in questo posto qua, fra 90 anni. Se ci sono ancora le stesse montagne qua intorno, avrebbe anche un senso.